e arriva il momento anche di vederla in azione. Parliamo della BMW F850GS, ve l'abbiamo mostrata per tutta la puntata perché veramente insomma un bell'occhio, esteticamente molto gradevole, molto telegenica questa motocicletta, ma anche molto consistente. Ci ha fatto penare un po' prima di, insomma, di consegnarla, prima di averla tra le mani. Ce l'abbiamo fatta, quest'estate è arrivata in tutti i concessionari. Il nostro di riferimento, sapete che a Napoli è la prima, a Via Orazio 73 a Posillipo. Recatevi perché questa moto è disponibile anche per il vostro test. Ma vediamo il nostro invece, vai! You really like me when you dancing, surf. You really like me, don't you cry no more. Surfing, surfing, all every night. Surfing for all the time. Baby, please be calm, cause you dancing into my life. In 10 anni la BMW F800GS è cambiata così tanto da non chiamarsi nemmeno più 800, visto che la cubatura è passata ad 853 cm cubici, ma soprattutto da 85 cavalli iniziali, ora ne abbiamo ben 95. Ancora una volta saliamo in sella di una BMW grazie alla prima, il dealer che a Napoli rappresenta con affidabilità e competenza, un marchio che pian piano si è inserito al vertice del mercato mondiale, spodestando di fatto i colossi giapponesi e soprattutto quelli europei. Evidentemente a Monaco di Baviera hanno pensato che per consolidare la loro posizione era ora di rinnovare una delle loro bestseller, che pure aveva rappresentato un punto di rottura con il passato, creando 10 anni fa la categoria 800. La nuova 850GS quindi raccoglie un'eredità pesante e punta dritta alla vetta del segmento con contenuti tecnici di assoluto riferimento, ma analizziamoli con calma. La ciclistica della nuova BMW conta su ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, da fuoristrada puro sangue, con una sella alta 860 mm, modificabili da 815 a 890, con i vari pacchetti sempre previsti dalla casa tedesca. La dotazione elettronica è ovviamente al top e se la configurazione base prevede già ABS, controllo automatico di stabilità, due mappature, computer di bordo Pro ed un'utile presa da 12 volt, il corposo listino degli optional mette a disposizione del motociclista accessori innovativi mai visti in questa categoria di moto, come il controllo dinamico della trazione, le tre modalità di guida Pro, le prestigiose sospensioni Dynamic ESA ed una chicca assoluta con il pacchetto connettività, che include il cruscotto con pannello TFT a colori dai 6,5 pollici. Questa in sintesi la carta d'identità, ma come va su strada la BMW F850GS? La prima cosa che abbiamo apprezzato è la facilità di guida, che ci fa sentire da subito padroni del mezzo. L'ergonomia della posizione a bordo è rialzata ma sempre ben inserita e consente un controllo completo della moto, confermando le doti del modello precedente, evolute in direzione più stradale, esaltando quindi le doti da viaggiatrice della crossover bavarese. Il motore però è la vera anima della F850GS e ci è piaciuto da subito, perché questo bicilindrico parallelo fronte marcia unisce un'erogazione costante, progressiva e senza vuoti, dai bassi regimi fino alla zona rossa. Un motore corposo e di grande personalità che ci sentiamo di promuovere con il massimo dei voti e che sembra destinato a diventare il nuovo riferimento della categoria, una cosa alla quale in BMW sono abituati. Molto morbido il setup di base delle sospensioni, perfetto per l'utilizzo cittadino e turistico, ma la reazione di forcella e mono posteriore è completamente regolabile e fornisce le condizioni più ideali assoggettati ai gusti di chi guida. La maneggevolezza della 850 infine non risente del peso, cresciuto da 207 a 229 kg, ma ben distribuiti grazie al riposizionamento tradizionale del serbatoio invece della soluzione sottosella del modello precedente. L'impianto frenante è affidato a Brembo e forse prima di prendere la mano l'anteriore ha la tendenza a far affondare velocemente la moto, ma una volta percorsi più chilometri si gode di un'ottima modulabilità.
Il prezzo di partenza è 12.750 euro messa in strada, ma si può approfittare di diverse configurazioni supplementari ed il nostro consiglio è quello di affrettarsi alla prima, in via Orazio 73, per effettuare il test drive. Fateci sapere com'è andata.